Eccoci qui, tornati in diretta. Allora, continuiamo il nostro sabato mattina, cambiamo totalmente argomento. Dopo il presidente CIP Pino Alati, ci spostiamo in Piazza del Popolo, o meglio, virtualmente in Piazza del Popolo, poi anche concretamente, perché fra poco appunto questa avventura nata su Facebook si concretizzerà con una serie di riunioni. Vi presento un po' alcuni, il creatore e alcuni componenti del gruppo Facebook dal quale partirà questa nuova realtà. Abbiamo Luigi Rocchi, buongiorno Luigi. Buongiorno. Poi Daniele Ferracuti. Buongiorno. Emanuela Stortoni. Buongiorno. Buongiorno a tutti e tre. Allora, benvenuti. Noi diciamo spesso che questa il sabato mattina diventa la piazza virtuale del territorio, di tutta la provincia, ma in realtà la vera piazza, appunto, per quanto riguarda Fermo, il comune capoluogo, è Piazza del Popolo. E Luigi, quali sono state le idee che ti hanno portato a creare questo gruppo che, a differenza di tanti altri che si limitano a restare su Facebook, invece si concretizzerà in, insomma, progetti concreti? Allora, innanzitutto l'amore per Fermo, l'amore per Piazza del Popolo e rivederla come un tempo. Tu sai che un tempo Piazza del Popolo era frequentatissima, c'erano le famose vasche, c'erano i vari magazzini Gabrielli, i vari cinema Helios che attirava anche persone in piazza. E ultimamente però la piazza è deserta, Paolo. Allora, la prima cosa che mi ha spinto a creare questo gruppo giovedì scorso, dunque praticamente una settimana e qualche giorno, la voglia di fare qualcosa per piazza, di creare eventi, di creare esposizioni, di fare musica, di rivedere la piazza ripopolata come lo era nel passato. Ecco, questa è la cosa principale che mi ha spinto in questo progetto. Poi ho coinvolto i miei amici facendo un gruppo su Facebook, stiamo adesso attualmente, penso, circa 318 membri del gruppo. In una settimana, quindi insomma, record quasi. Quasi. Io però dal virtuale li voglio portare al reale. E per l'appunto è nata questa voglia di fare questo primo incontro il 16 di ottobre alle 21:15 presso l'oratorio di San Domenico. Ci contiamo, vediamo quanti ne siamo, sentiremo le varie idee e poi vediamo di muoverci concretamente, non a chiacchiere. Senti, ma lanciamo una sfida, tipo in questa mezz'ora, 20 minuti di intervista, facciamo aumentare il gruppo, quanti mi piace, no, come funziona, quante richieste di ingresso Aggiunge il devo... gruppo. Voi andate su Facebook adesso, quindi cercate gli amici di Piazza del Popolo e mandate la vostra richiesta di entrare nel gruppo. Vediamo quanti ne raggiungiamo in questi 20 Vediamo minuti. quanti amano Fermo. Esatto. Senti, Daniele, visto che hai preso te la parola, Manuela la teniamo per ultima, siamo nati anche lo stesso giorno. Manuela è la VIP. Cioè, abbiamo Giorgio Montanini, abbiamo Piero Massimo Macchini, abbiamo Paolo Rocchi, per ultima Manuela Manuela Stortini. Stortini, no, Stortini. Stortini. Cioè, non Già facciamo ti chiama Manuela Stortini. Voglio dire, diminutivo, no? Ti voglio bene, Manuela. Sì, anche io, Rocky. Senti, Daniele, allora dici, come lo vedi? Subito, rappresento la parte giovane, insomma, no? Quella che ha meno nostalgia degli altri, magari. Però Quanti anni hai? 28, Ok. la parte giovane, Sì. ok? Dopo i 30 valutiamo. E abbiamo meno nostalgia perché l'abbiamo vissuta molto meno sicuramente rispetto a un Luigi, a un'Emanuela. Però secondo me se ami Fermo il ritrovo deve essere in piazza, ok? Purtroppo ora come ora tira il litorale, no? Sappiamo tutti che nonostante non ci siano eventi si va verso il mare, come se fosse una cosa a scivolo, no? Sì, Scendiamo. ormai viene dato Sì, per scontato. però magari creando qualcosa di non dico neanche di così fantasmagorico, riusciremo a portare secondo me qualcuno in piazza, qualcuno che poi diventerà un passaparola chiaramente, no? Come è successo già in precedenza, abbiamo provato lo scorso anno, è andata a buon fine, poi dopo se c'è comunione di intenti e sinergia nel fare, allora riusciremo, ma tutti, non è che qui siamo in tre, ma dovremmo essere in 300 chiaramente. Però riusciremo ad ottenere qualcosa, ecco, magari un intervento di Montanini, un intervento di Macchini, o magari una, come ho già fatto l'anno scorso, Macchini, uno spettacolo in piazza così improvvisato, un Rocky, capito? Certo. Cioè,
Paolo, no. Luigi, se vuoi anche. Rimanderebbe via la gente. Rimanderebbe lo spettacolo lui. Io posso fare lo speaker insieme a Paolo. Ciao. Quindi magari è un concerto, che mancano i concerti in Piazza del Popolo. Cioè abbiamo una piazza che ci possono entrare, cioè, c'è stato fatto festival bar, ci sono stati due edizioni di karaoke. Considerando che purtroppo oggi non ci sono più quelle risorse alle spalle che prima c'erano. Allora magari un privato potrebbe farsi carico di questo, perché magari certo che il riscontro economico per lui potrebbe essere un interesse, e per il resto per il comune potrebbe essere un interesse avere gente in piazza. Quindi ve la lancio lì, come di fatto a Roma si sta facendo, ma in molte altre grandi città, non solo italiane, in cui i grandi brand adottano un monumento, no, se ne occupano del restauro. Nel caso nostro, invece di seguire il restauro, si potrebbero promuovere eventi organizzati comunque con alle spalle finanziamenti privati che vanno a portare gente in piazza, al di là appunto di quelle che sono le decisioni, al di là di quella che è la politica, dove sulla quale voi non vi volete intromettere. Assolutamente, assolutamente no. Proprio nella maniera più assoluta. Beh, prima c'era Pino Nati, no? Già ho messo le mani avanti, dietro le quinte ho parlato, ha dato disponibilità, dunque già lo ringrazio a prescindere, poi vediamo, perché sicuramente un evento non è che lo possiamo, sì, in minima parte parlo per l'amore che ho per Piazza e per Fermo, posso anche autotassarmi, non è un problema questo, però sicuramente con uno sponsor valido dietro le spalle puoi creare anche degli eventi importanti per Piazza del Popolo, è questo che vogliamo fare noi, creare degli eventi importanti, e come ho scritto anche l'altro giorno, Fermo è una città di artisti, è una città di artisti, allora se ognuno di questi artisti portano qualcosa, portano diciamo la loro arte, per essere preciso, in piazza, già qualcosa. Che ne so, ne nomino uno, Angelo Ferragudi, scrittore noto a tutti, una sera dedicata alla cultura, i libri di Angelo Ferragudi, legge qualcosa. Musicisti, quanti ce ne sono a Fermo? Un concerto di questi musicisti fermani. Giorgio già ha dato la sua disponibilità, dunque Piero Massimo Macchini, lo coinvolgo, già l'ha fatto, dunque non è un problema per lui. Paolo Rocchi, un carissimo amico, anche lui. Manuela Stortoni, non Stortini, che sta qui a fianco a me, adesso la sentiamo. Ha detto che è onorata, dunque io sono onorato di queste diciamo adesioni, di questi diciamo VIP tra virgolette fermani, ma che sono prima di tutto amici. E poi che stanno dando qualcosa alla cultura. Esatto, anche perché Emanuela, noi giovani trentenni, alla faccia di Daniele Ferragudi, dopo i 30 anni ne parliamo. Di cosa vuoi parlare? Ecco, anche perché te sei lì, quindi fai poco insaputo. Noi giovani trentenni, Emanuela, ricordiamo un po' sia il prima che il dopo, quindi abbiamo una visione ancora meglio, no? C'è stato proprio il cambiamento, cioè l'adolescenza nostra era il fiore, piazza proprio era il centro, basta, si andava in piazza la domenica, il sabato, non esisteva alternativa, cioè se dovevi andare a Porto San Giorgio dovevi prendere l'autobus, cioè i genitori non te ci portavano. No. E poi io c'avevo a San Giorgio, quelli di San Giorgio che ci fermavano all'uscita dell'autobus, ci aspettavano per darci le botte. Quindi non c'aveva senso. Vecchi campanilismi, Paolo. Però alla fine è presentante. Sostanzialmente se andava a San Giorgio c'è Carrogna, quindi no, voglio dire. E quindi no, la piazza era la piazza, si andava lì, si camminava. Cioè, suole di scarpe finite, consumate. Si andava al Duomo, ma al Duomo ci si andava soltanto. Diciamo, no? Per conquistare, ecco. Io ho conquistato la mia ragazza al Duomo. Ecco, l'ho portata infatti, al Duomo. I conquistatori e le prede al Duomo. No, vabbè, a parte questo, cioè, voglio dire, però la piazza è stata sempre vista come il ritrovo. Ci si vede su piazza. Ci vedremo su piazza. Punto. Ma secondo voi, questo lo chiedo a tutti e tre, andiamo in ordine, partiamo da Daniele. Cosa è cambiato oggi? Che di fatto i presupposti sono gli stessi. Cosa è cambiato oggi? Aggettivo? Triste. Molto triste. Cioè, anche volessi andare a fare un giro, non ho, non c'è lo stimolo, magari, no? Cioè, io ci vado a prescindere. Perché magari mi piace farmi un giro, mi piace poter vedere, cioè, cioè quando vado a Fermo io sto bene, cioè mi sento a casa, capito? E quindi andando lì vedi che è vuota, saluti quelle 3-4 persone che conosci, ma prima mi ricordo che quando ero piccolo, una delle ultime volte che piazza fu piena, e mi ricordo che ogni 2 metri salutavi una persona, ogni 2 metri c'era un argomento che poi...
con l'età dell'adolescenza, mentre crescevi, ci spostavamo a San Giorgio e succedeva lì questa cosa. E manca questa piazza piena, insomma, povera, adesso è povera di tutto, di eventi, di persone, di attrattiva, di tutto. Luigi, secondo me qualcosa è cambiato, nel senso in cui non ci sono più tipo Magazzini Gabrielli, ti faccio un esempio, adesso c'è l'Osi e Campiglione, è già un decentramento. Il vecchio e caro cinema Helios, che io pianto quando ha preso fuoco, e lì mi manca quella conduzione di cinema familiare, che non, ecco, non me ne vogliono gli amici del Super 8, però io amo quel tipo di cinema. Ok. E poi secondo me è dimostrato, Paolo, che basta avere voglia di fare qualcosa per piazza, perché è dimostrato che se tu fai degli eventi in piazza, la piazza è gremita, la piazza è piena. Dunque basta dare l'input ai fermani e anche ai non fermani per venire in piazza, dunque creando eventi, che è quello che vogliamo fare noi, creando delle cose che possono attirare le persone in piazza. Tutto qui. Manuela. Ma secondo me cosa è cambiato? Adesso c'è noia. Noia. Cioè, io domenica scorsa stavo in piazza. E dunque, ti prendi un caffè, ti metti seduto, stai mezz'ora, vedi 10 persone. Che faccio? Cioè, 10 persone, alla fine dici, che faccio? Nonostante era una bellissima giornata, il sole, ma che faccio? Io lo ammetto, siamo andati in un centro commerciale. Sbagliatissimo. Beh, questo è un problema che riguarda un po' tutti i centri storici, sì, diciamo. Questo non è il problema. Questo è il problema. Quindi ben vengano iniziative come le vostre, dove appunto si cerca. Cioè, bisogna far organizzare qualcosa per far rimanere quella poca gente che sta in piazza e per farcela andare altra, capito? Sì, sì, boh, sì, perché non deve essere una cosa. Non deve essere una cosa continua, perpetua. Cioè, magari gli stacchi una settimana, due settimane, tre settimane. Cioè, non devi per forza fare il carico, capito? Magari lascia anche agli altri, perché sennò rischi di sfatare questa fase. Credo che quello che giustamente vi muove e che capisco è che sapere che un posto ha le potenzialità per poter veramente essere al top, ma di fatto una serie di azioni, come dagli spopolamenti dei centri storici fino alla concorrenza, tra virgolette, no, dei centri commerciali, fanno sì che, però, quando basterebbe davvero un qualcosa di organizzativo. Aggiungo un'altra cosa, perdonami. Io conosco una guida turistica che non è di Fermo, è di fuori. E lei viene a Fermo a fare la guida turistica. Lei dice, bellissimo, i turisti rimangono incantati, la città è bellissima, questo e quell'altro. Poi alla fine, gli outlet, dove sono? Cioè, vengono anche perché sanno che è risaputo che il fermano è, certo, è la madre della scarpa, della moda e che sia. Ma perché non mettere degli imprenditori locali anche in piazza? Perché non incentivarli? Perché chiunque, chi sia, il comune, private, non avvicinano questi outlet in piazza, riscontrerebbero secondo me successo, e poi dopo magari con il turismo si avvicinerebbero anche le persone dell'entroterra e anche della costa, perché secondo, cioè, c'è giro. Secondo me, per fare questo che dici tu, Daniele, bisognerebbe anche sensibilizzare i proprietari dei locali in piazza. Sì, io anche. In piazza secondo me non ci dovrebbe essere un locale sfitto. E voi siete d'accordo con l'appello che ha lanciato qualche giorno fa il sindaco di Porto Sant'Elpidio, dicendo proprio ai suoi concittadini di abbassare gli affitti? Sì, sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo, Paolo, perché scusami Daniele, perché in Piazza del Popolo, ti ripeto, non dovrebbe esserci un locale sfitto, e purtroppo ce ne sono tanti. Scusa, non è meglio poco che niente? Esatto. Cioè, l'affitto non è meglio poco che niente? Magari sono 5 anni che sono sfitti, prendi di meno e ne fai altri 10, ma li prendi. Certo. Cioè, non lo so, ma anche l'amore per la piazza, io lo darei, se fosse mio, perché per avere un locale in piazza non sei l'ultimo arrivato. Beh, certo. Io lo darei, che me ne frega. Cioè, se fossi io, giustamente, mi accontenterei di meno. Però questo discorso non lo posso fare. Bisogna sensibilizzare i proprietari dei locali che sono in piazza. Ecco, tutto lì. Ma potrebbe essere una delle tante iniziative. Potrebbe come essere. Adesso farete la riunione, ne potreste fare una con i proprietari dei locali, chi vorrà aderire. Sono invitati tutti a partecipare, tutti quanti. Quindi sono già invitati direttamente da questa prima riunione. Sì. Cioè, questa prima riunione serve per innanzitutto conoscerci, secondo contarci quanti ne siamo veramente interessati che verremo lì, e terza cosa buttare giù delle idee, perché cioè le chiacchiere sì, però a me mi piacciono i fatti, no? Sono un tipo che
tu mi conosci, dunque non, le chiacchiere lasciano il tempo che trovano, dunque io mi piace i fatti, perché io amo Fermo, amo la mia città, amo la mia piazza, capito? Già lì ti si racchiude il senso di questo gruppo. Non c'è profit, cioè io c'ho moglie e tre figli, potrei starmi tranquillamente a passeggiare, certo. Ok, però lo faccio perché mi sento di farlo, perché sono fermano e no, amo la mia città. Il bello è che è un'iniziativa appunto partita dal basso, e spero che insomma cresca sempre di più, perché ovviamente poi come dicevi te, tra le parole di un social network e il concretizzarsi in azione, come sapete bene, insomma ce ne passa, ce ne però passa. Anche quella è una difficoltà da affrontare e da superare, quindi il fatto di iniziare subito in parallelo con la parte tra virgolette concreta e quella virtuale, credo sia una buona partenza, certo, no? Certo. Nel senso che significa proprio voler concludere, voler portare a termine i propri obiettivi. Poi scusami Paolo, vorrei anche ringraziare Don Michele Rogante che sì. Ci avvicina in questa iniziativa e ci ha dato a disposizione non un localino così, ma l'oratorio di San Domenica, faremo la prima riunione. Dunque mi sento proprio anche di ringraziare Don Michele Rogante per la sensibilità dimostrata, e anche lui amante di piazza, dunque anche lui membro del gruppo, e ci darà una mano fattiva. Sentite, un'ultima domanda, poi ci salutiamo. So che anche vorreste arrivare a creare una sorta di vostra sede, un locale da affittare per promuovere momenti, iniziative, ma anche semplicemente assemblee per scambiarsi idee, opinioni, eccetera. Tu parlavi, leggevo, un pensatoio del territorio, no? Allora, io ho messo questa cosa, prendere uno dei tanti locali sfitti in piazza, da adibire a pensatoio. Per le idee, per ripopolare la piazza stessa, per anche farci degli eventi, musica, esposizione, eccetera. Però per fare questo, Paolo, innanzitutto serve la sensibilità dei proprietari dei locali. E poi anche la sensibilità nostra, perché si tratta di mettersi le mani in tasca e pagare un affitto, pagare delle bollette. Dunque io mi auguro alla sensibilità degli amici di Piazza del Popolo, nella sensibilità degli organi preposti anche a darci una mano, e anche qualche sponsor, che per gli eventi è necessario. Passo la parola a Manuela adesso. Bene, sì. Cioè, tu pensi che io possa fare da sponsor? Manuela, allora, no. Affitti tu questo locale, quindi. Guarda, allora sì. No, beh, sì, diciamo che io posso dire che concordo con l'idea di Luigi, soprattutto sul fatto che sarebbe buona cosa sensibilizzare i proprietari dei locali di Piazza del Popolo. Vorrei proprio che giovedì 16 ottobre fossero presenti anche loro, soprattutto loro, perché sono loro i protagonisti. Certo. Cioè, se non vengono loro, sinceramente è sintomo di brutta cosa. E poi se ci fosse qualche sponsor che fosse interessato a... Ma quelli si trovano, vedrete che nel man mano a mano che vi fate conoscere, che l'iniziativa ha valore. Siamo belli, simpatici. Esatto. Il poco di ognuno per il bene di tutti. Abbiamo tutti poco tempo, abbiamo tutti poco denaro, abbiamo tutti poco spazio, ma il poco per una città di circa 40.000 abitanti... Ci trovi subito. Già Daniele è partito. No, ma anche io mi sono messo all'opera con Pino Ladi, ci abbiamo già parlato. Voi venite qua il sabato mattina, bene o male passano tutti qui da noi il sabato. Vi mettete qua all'ingresso con un banchetto e raccogliete. Ecco, lasciami fare un ultimo appello: il 16 ottobre alle ore 21:15 presso l'oratorio di San Domenico. Vediamoci, parliamone per il bene della nostra piazza. Bene. E invece chi volesse partecipare al gruppo, diamo a Daniele. Chi ci ascolta e tramite Facebook vuole entrare nel gruppo? Semplicissimo, cerca gli amici di Piazza del Popolo, aggiungi al gruppo, semplicemente. Okay. Se volete potete aggiungere anche gli amici, cioè basta solo aggiungere al gruppo e finita lì la storia. Cioè, semplicissimo proprio, se uno vuole lo fa, se non vuole non lo fa. Bene, Manuela. Sì. Siamo andati a scuola insieme. Sì. Senti, facci un saluto finale, però fammelo come tu sai fare. Trovaci un personaggio, qualcosa. Posso, lei era bravissima a fare Rosalba Ortensi, dunque. Sì, dai, fai il vicepresidente della regione che invita, del consiglio regionale, che invita a venire all'assemblea. Questo odia. Ci sta aspettando Rosalba alla panettiera. No, un attimo che mi entra nel mio corpo, Rosalba sta entrando. Rosalba, che tra l'altro quando mi incontra, l'ultima volta che l'ho vista in piazza, mi salutava e mi diceva Rosalba, e dico, cioè... E vai, esaurimento. Allora, eccola. Buongiorno, sono Rosalba Ortensi. Vi sto parlando
dai microfoni di Radio Fermo 1 vi volevo dire che questi amici di Piazza del Popolo sono dei ragazzi veramente tanto simpatici e soprattutto quest'oggi io sono molto onorata di trovarmi qui. Vi invito giovedì 16 ottobre presso l'oratorio di San Domenico alle ore 21:15. Luigi, aiutami che non me lo ricordo. Va bene, sì. Ecco, alle ore 21:15 a ritrovarvi tutti quanti lì per promuovere nuove idee e su come poter rivitalizzare questa nostra Piazza del Popolo, che è uno dei gioielli delle Marche. Io, che sono una che delle Marche ci capisce. Quindi ecco, vi invito tutti e vi auguro una buona giornata. Brava, brava. Grazie. Grande. Grazie, vi ringrazio. Prima di salutarti, Daniele mi ha espresso un desiderio, vuole fare Daniele. Un appello. Vai. Posso? Daniele. Domenica c'è un'altra piazza da riempire, lo stadio Recchioni, Fermana Chieti. Quindi tutta la cittadinanza, tutti i fermani, se possono... Ore? Bene. Ore 15. Ah, beh. Ore 15. Paolo, domani. Io parto, vi saluto. Ci vai, eh? Paolo, io ti ringrazio. E di che? Grazie. Buon a viaggio, voi. Buon viaggio, riposati. A disposizione, quando volete. Finisco con qua. Uno slogan. Viva Piazza del Popolo, viva Fermo.